Esatto, proprio per questo direi che possiamo far entrare con noi. Se è già pronto, credo che sia già io, Sì, non menzione che è vedo, pronto. ma credo di perfetto. Lo possiamo summonare, lo possiamo far arrivare qui con noi. Il grande, carissimo Andrea Planamente, in arte ho conosciuto, non so se è un artista, ce lo racconterà lui, se è un vero Certo. e proprio artista, il grandissimo Corax, Esports Director per i Machco Esports, e soprattutto venuto qua, lo abbiamo pagato profumatamente per averlo come ospite, non solo per averlo come ospite, ma anche e soprattutto perché così ci potrà svelare in diretta i segreti che stanno dietro la mente geniale di una persona come Cristo. Corax, benvenuto, buonasera. Grazie mille, buonasera. Non so come ho Buonasera. fatto a non ridere con tutta questa introduzione di Geogemo, è stato difficile. No, noi non Partirei a ci dire che siamo. il mistero per il momento è come il mental di Raresh sia ancora integro dopo i game di Soraka, Cho'Gath Allora, e guarda, Seraphine, però. devo fare un meme, ancora non l'ho fatto, quindi ve lo anticipo qua quale sarà il mio prossimo meme. Io non ne faccio tanti, però ogni tanto me ne sento una. Devo capire anche quale meme utilizzare, però è quello di la draft, Raresh che vede piccato Zeri e quindi che si illumina, e penso poi la faccia invece sarà quella grigia, cioè il meme sarà la faccia normale di Superhero, là, come si chiama, gli Invincibili forse, una cosa del Invincibili, sì. genere. Incredibili. E incredibili, scusami, gli Incredibili, bravissimi. E poi la faccia sua invece grigia quando si rende conto che quella Zeri non sarà per lui. E per me è peggio Consenna, sinceramente, però vabbè. Dici almeno. Oh, questa sera giocherà bot, finalmente! No. Ecco, ho una domanda da fare alla regia. Perché tutti quanti noi abbiamo il nome in grossetto e il lavoro di Corax è in minuscolo? Perché questa Te lo differenza dico razziale? subito perché volevamo scrivere Andrea Corax Planamente Machco Esports Director, ma non c'entrava. E quindi Scusate. è diventato Machco Corax Esports Director. Ok, Machco grazie. Avevo Esports questo Director. dubbio che dovevo togliermo dalla testa. Però No. potremmo ripetere Andrea Tra l'altro, noi non Planamente. ce l'abbiamo il lavoro, eh? No, certo. Sì. Infatti, vabbè, neanche quello c'entrava, insomma, poi. Sì. No, allora, Andrea, Corax, non posso dire Andrea sempre, scusate perché sennò ci confondiamo. E Non anche se dire due magari si è di. Andrea, ti do un No, consiglio. vabbè, più che altro in realtà però penso che comunque se io chiedo Andrea come sta Raresh, non penso che mi risponderà Vischio, però Bene. non si sa mai, cioè nel senso, ecco appunto. Capito. Corax, senti un po', a parte gli scherzi e tutto quanto, qual è la situazione in questo momento all'interno dei Machco nella scelta delle draft e di cosa andare a giocare? Perché è chiaro che state provando veramente tanta roba, ma la domanda vera è, cioè, state provando O no? o no? Ce ne sta ancora tanta altra che deve ancora venire fuori. Proprio in questo momento stiamo provando. No, in realtà, diciamo che sì, penso che a prescindere dal coach, questo le draft un po' speziate siano sempre state il nostro signature pick. Con Cristo ancora di più, nel senso che alla fine non è tanto un voler testare cose strane, ma è un adattarsi a quello che sono i nostri giocatori. Quando abbiamo preso questo roster, l'idea è sempre stata: non prendiamo dei giocatori che per forza siano già perfetti o completi, prendiamo dei giocatori che sul lungo periodo, potenzialmente su due split, possono diventare veramente forti. E ci piacciono con tutte le loro particolarità. Alex, per esempio, che tutti quanti lo conoscevano come OTP Echo, cosa che penso abbia dimostrato di non essere. Nonostante con Echo sappia il suo, sicuramente. Decisamente l'ha giocato, ecco però. E è un giocatore che ti gioca di tutto. Ma quando dico di tutto, veramente di tutto. Tu gli dai un pick e dopo due game lo gioca da paura. Kerberos ha i suoi pick strani. Raresh ormai, vabbè, poraccio, mi dispiace pure un po'. È passato da giocare i mage a giocare Tagliapanto con i Raccoon. Adesso si è trovato a giocare i supporti, i tank. Gioca tutto tranne DC. L'unico game che ha giocato a DC è andato 9-0. Però è arrivata la Q di Sion. Niente, finita. Non... Con quella Q gli sono distrutti tutti i sogni di. Esatto, di giocare tutti gli AD carry. Una Q, fine di AD carry per tutto lo split, no. Però diciamo che sicuramente ci sta tanta potenzialità in ognuno di loro. Cristo è molto bravo a leggere questa potenzialità e spero che vi sorprenderemo ancora.
Ecco, Korax, a proposito del, di quello che hai citato prima, che, scusami, vai, vai. Il team sta provando cose nuove. Cosa ne pensi dell'Ivern che state provando in questo momento? Dell'Ivern? È carino, per ricordarci di Sid, che rimane sempre nel nostro cuore. Ivern... il tilto l'ho mandato. Non direi mai di no. Non direi mai di no. Va bene, ok, ok. Tanto lo sappiamo che il sogno proibito di Korax è Aurelion Sol, ma allora, se Cristo riesce a far funzionare pure quello. Aspetta, Seiken l'ha giocato. Seiken l'ha giocato e ha funzionato. Quindi io non lo voglio dire. Però se succede, se succede Aurelion Sol, ti citerò, Korax. Lo apprezzo. Com'è l'Aurelion Sol? Buono. Actually lo gioca. Gliel'ho visto giocare. Sa giocare Aurelion Sol ed è buono, no? È veramente. E se lo dici tu, no, è fortissimo. Ma domanda per fare un po' di flame invece. Vai. Quando Koeus, coach di GG Sports, si è uscito con quel tweet, guarda che bello. Come l'avete presa? Allora, ti dico sinceramente, io all'inizio pensavo trollasse. Anch'io. Sono serio. Io quando gli ho scritto sotto, in che senso, ero serio. Io non capivo che cazzo si sente. Cioè, nel senso, dico, come ti viene nel senso di pubblicamente flammare un altro coach? Scusami, Korax, mi dai un contesto più preciso? Per chi non sa. Koeus ha dato. Ok. Koeus ha dato la nostra draft come disrespectful. Ok. Diciamo. Ah, ho capito. E il dubbio era, nel senso, posso capire che non gli piace la draft. Ci sta. E posso capire nel momento in cui avessimo giocato in maniera particolare, magari non lo so, biscottone, cose strane, siamo andati a perderla, ma poi quel game l'abbiamo vinto. Cioè, ultima partita del campionato magari, in cui a voi non serve a niente, però magari adesso all'altra squadra invece gli serve proprio quella vittoria per qualificarsi ai playoff. Cioè, puoi pensare queste cose di questo tipo, poi non sono vere, però puoi andare a pensare queste cose. E invece... un dubbio ci può stare in quel caso, perché dici, magari nella tua ottica da coach non vedi quella draft, la vedi come sbagliata, dici perché sta succedendo questa cosa, posso pensare ci sia qualcosa dietro, ma così early nel campionato, dove poi non è una cosa così strana, nel senso, sì, ok, abbiamo giocato Soraka, ma Sandalo la prima settimana ha vinto due volte con Seraphine. Non è che appunto sa che differenza ci sia. Occhio che se vuoi alimentare il flame abbiamo sia Artan che Susix qui in chat, quindi puoi scatenarti più. No, loro mi vogliono bene, no. Okay. Non lo farei mai. No, ci mancherebbe. No, ma era giusto per avere un'idea del vostro di come uno la prende, appunto, perché magari uno ci può restare anche male, nel senso, dice, ma scusa, a me non è che sto facendo chissà qualcosa di male, sto semplicemente facendo una draft e... Così. Ma l'avrei preferito come Banter. Cioè, devo essere sincero, sì, se l'avessi fatto tipo Banter, nel senso, davvero che col senso di flammare per scherzare ci stava. Però il fatto di averla messa in discussione in quel modo, siamo rimasti tutti abbastanza confusi. C'erano cioè, tipo, perché questa cosa? Che sta succedendo? No. E poi però è diventato. No. Cioè, è andato a nostro favore perché è diventato un memino carino. Adesso ogni volta che. Esatto, un po' più che GG draftano qualcuno. Esatto. Senti, ma invece un'altra cosa. Qualcuno ha provato a copiarvi. O a cercare insomma di capire se quel stesso tipo di draft potesse essere utilizzata anche era anche nelle loro corde, parliamo ovviamente in questo caso degli Sports Empire, l'ultima partita proprio quella contro gli Atleta, e sono stati abbondantemente asfaltati, sì, diciamo, possiamo dirlo, sì lo diciamo, diciamolo. Quindi come dici tu, comunque, cioè, non è una questione solo di comp, nel senso, la comp sì, è sicuramente forte, ma deve avere comunque dei giocatori, uno, che sono disposti a eseguirla, due, che hanno gli strumenti, le abilità tecniche per poterlo fare. Secondo me sì, penso sia un discorso anche molto di esperienza, nel senso che il vantaggio di prendere un Raresh rispetto a un Sandalo magari essendo più giovane è molto bravo meccanicamente, quindi è un ragazzo che sicuramente un certo tipo di pick te li gioca bene. Il problema può essere che un Raresh, il vantaggio che ti dà è che giocando competitivo da tantissimi anni si adatta subito,
Okay. Cioè, Rares li puoi far giocare qualsiasi cosa perché le ha viste un po' tutte. E quindi certo, è un qualcosa che sa subito qual è il limite e come adattarsi. Secondo me è una draft che può funzionare, perché Sandalo, per esempio, Seraphine ha giocato davvero bene. Seraphine, Nautilus di Sandalo e Paradox sono mostruosi, sono bravissimi con quello. Magari Soraka è un pick un po' più debole in alcune fasi della partita, è un po' più, ci devi un po' più giocare attorno, diciamo, col team. Non ti puoi allontanare troppo, non ti dà quel potere di engage che ti dà Seraphine comunque, quindi è un po' diverso come pick. E oltre devi giocare comunque dei carry che vadano avanti, cioè devi avere qualcuno da curare con Soraka. Però secondo me sono delle comp valide, è un qualcosa che può funzionare. Magari è stato un discorso un po' anche che non erano in giornata, magari si alleneranno nelle prossime stream e la tireranno fuori. Cioè ci sta, però è un bel team di Sports Empire, glielo vedo. Hai voglia? Sì, no, bella sorpresa di questo split finora, sicuramente. Tra l'altro, io credo che l'errore degli Sports Empire sia stato semplicemente che con quella draft hanno cercato di ingaggiare, di fare le cose fin da subito, quando non è quello che invece puoi fare con quel tipo di draft, con quel tipo di composizione. Però appunto stiamo assistendo comunque in generale, no, a tanti pick esoterici, potremmo dirli, nel senso abbiamo visto Ivern mid, abbiamo visto la Soraka mid sempre con LS, ma abbiamo visto anche questa Janna top. Non è che si sta andando forse un po' troppo oltre, cioè, o meglio, anche sono meglio, vita abbiamo visto una volta, se non sbaglio. Sì, se non sbaglio, sì, esatto. Giusto, cioè, non dico che è brutto, non dico che è male. Sona mid, sì, esatto. Non dico che è brutto o che è male. Però tu pensi che Riot voglia intervenire per limitare questo tipo di pick? Io penso che sia un qualcosa che c'è sempre stato in LoL, nel senso dei pick non voluti o cose strane. Abbiamo visto Nico che era pensata in un modo e per un periodo è stata utilizzata un hit. Abbiamo visto oggetti che non hanno avuto proprio una fortuna incredibile, come Warwick nella 420 con quella simpatica lanterna viola. Ci sono state diverse patch e diversi momenti in cui delle cose sono state interpretate in maniera diversa, e lo capisco, perché quando hai un gioco con 150 campioni, con infinite interazioni, è inevitabile che milioni di giocatori qualcosa di strano te lo tirino fuori. Poi Riot, nel momento in cui vede che la cosa diventa tossica, ci mette una pezza. È quello la parte difficile loro, senza uccidere chiaramente la fantasia del giocatore. È ovvio che quando inizia a diventare un qualcosa di esagerato, come può essere stato il funneling, è stato il periodo del funneling che era un incubo, secondo me, in competitivo, sì, era veramente brutto da vedere. Ma più altro perché lì non avevi counterplay. Era un funneling contro funneling. Stavi là e guardavi la partita. Cioè, però, nel senso, è un qualcosa che ci sta fin tanto che viene per una o due patch. Se il team la riesce a reggere prima e riesce a comunque inventarsi a essere ahead of meta, è anche valida come cosa, che riesce a trovare qualcosa di nuovo. Basta pensare comunque al primo con Smite, Power of Evil, quando stava ancora gli Unicorns con Orianna mid eccetera. Mamma mia, è vero, ha fatto la storia, quindi insomma. Vabbè, infatti poi gliel'hanno nerfata subito, cioè nerfata, l'hanno eliminata subito quella cosa, perché ha detto no, questo no, va bene tutto questo. Questo no, questo no. E anche questo discorso di Janna top con lo Smite ovviamente è da rivedere e attenzionare. Ma secondo te perché funziona? C'è una questione di oggetti o di kit delle abilità dei vari giochi? Perché qualcuno diceva, cioè qualcuno LS diceva sostanzialmente, ne parlavano anche settimana scorsa, lo stesso Vischio e Ravage, le cure sono rotte in questo momento. Perché l'anticura fa schifo, più che altro. Perché l'anticura fa schifo, cioè perché non ha un counter, sostanzialmente. Cioè scusami Colox, se dico una cosa prima. Il problema è che tu, per difendere una persona o un tuo compagno, hai due modi: scudi e cure. Gli scudi non sono fortissimi e in più ci sono sia oggetti AP che AD molto efficaci contro gli scudi. Invece contro le cure sono fortissime e gli oggetti per cantare le cure sono deboli. Cioè non va bene questa cosa, non va assolutamente bene. E quindi si va. Allora, il problema è anche il momento delle cure. Nel senso, parlando del problema delle cure, il discorso è che ci sono diversi campioni che si curano in momenti random. Mentre lo scudo io lo metto in fight, non lo metto prima. Quindi se ho un oggetto che leva gli scudi, o come Zeri assorbe gli scudi, è un qualcosa con cui interagisco. Se c'ho un campione come
non lo so, invento, Ari, che adesso c'ha l'Essence Theft e sicura i Thunder Minion, se io quel momento non la sto colpendo, diventa difficile avere un counterplay, non è che posso camminare dentro la wave per esatto. applicargli l'anti-heal. Ancora più, diciamo, poco funzionante in questo senso, sono gli stessi jungler. Secondo me un problema da addressare delle cure, ora come ora, è il jungler che ha un quarto di HP, si refulla, ti ganka, fallisce il gank, a metà HP, non viene punito per questo, va sul Gromp, smite, ammazza il Gromp e full vita. Come fai a, diciamo, controbilanciare una cosa del genere? Non puoi mettere un oggetto che diminuisce il 20% delle cure su tutta la mappa in qualsiasi momento della partita, ovviamente. No, non dire queste cose, però, se qua ci sento. Eh? Mettiamo gli Augment, piano, piano. Come successo qui. Mettiamo gli Augment come successo qui. Sì. Ogni 10 minuti una squadra può scegliere un Augment. C'è già dare queste idee. Diogemo, non lo fare. Non c'era già il drago per questo. Dopo il Chemtech io non voglio, infatti. Voglio più vedere altro. Non dare queste idee, ti prego. A proposito di Chemtech, tra l'altro c'era Artan che diceva "Aspetta di vedere Renata Jungle". Ora io non voglio avere paura, ma invece l'arrivo di Renata, come lo stanno affrontando i team competitivi? Come lo state vedendo? Con qual tipo di occhi state guardando a quella minaccia incombente? Allora, ancora non esiste il campione, quindi è tutto da vedere, bisogna vedere come uscirà, con quali numeri. Mm-hmm. E comunque lo vedremo più là, perché come sapete poi il TR sta due settimane avanti, quindi si vedrà molto avanti. Sicuramente è un campione molto interessante, piacerà tanto a Click. E da quello che ho visto... ha delle abilità molto lente. Nel senso, sì, vero, a range, ma sono veramente lente, quindi lo vedo il counterplay. Inoltre mi piace il fatto che la ulti sia solo d'auto-attack, cioè ha un concept carino, è un campione originale, e il fatto che si basi sull'auto-attaccare il campione più vicino va a cambiare magari anche un po' le composizioni contro di lei o il positioning che è in team fight. Quindi mi piace come concetto, perché me lo dà un'idea di counterplay, posso fare qualcosa per... Esatto. Cosa che con il attuale che non si poteva fare. No. Cioè, Renata Zeri la devi accettare. Non c'è poco da dire. Nel momento in cui è open e arriva a due oggetti, vabbè, è andata così. Fine. È finita così. L'abbiamo visto, tra l'altro. Anche se in realtà nel PG non è che abbia avuto tutto questo successo, Zeri. Allora, vai. Con noi è andata benino. Poi... Esatto. Kerberos sicuramente la gioca molto bene. Ecco, anche questo è anche un campione che puoi spostare sulla mappa. Nel senso, è veramente forte. Anche perché Zeri, un altro problema che c'ha è il discorso della build. Attualmente stanno cercando di shiftarla verso una build un po' più crit based, perché ad oggi con la build della Trinity diventa tankosa, sciotta. È troppo adattabile, può anche builder AP, cioè esatto, ha veramente tante cose nel kit interessanti. Ma come giusto che sia, ma Riot dovrebbe fare questo ragionamento su tutti gli AD carry, ovvero dargli uno scaling in base al critico, non che puoi buildare quello che vuoi andando bruiser o letality. È che il critico fa schifo, quindi può fare altro. Non l'ho creato io l'AD carry, l'hai creato tu e te lo tieni. A meno che non me lo fai punibile, guarda il caso di Varus. Varus ci sta, Varus lo puoi fare un hit o letality. Se me lo fa letality ti spara da lontanissimo, però non scala così bene, se sta contro le tank è un problema e ha le sue debolezze. Se invece lo fai un hit è buono per far danni da vicino, però a zero range. Quindi se riesce a colpirti con la R e hai gli avversari controllati, lui ha libertà di sparare e ti sfonda. Se però non ha una comp che funziona bene o il team non è ben bilanciato, con quel range che c'ha non può fare nulla. Cioè un campione del genere ci sta, che riesci a girarci intorno. Il problema è quando mi dà un campione 700 di movement speed ogni volta che ulta, fin tanto che sta in fight diventa un po' un casino, direi. Abbastanza, sì, sicuramente. Tra l'altro c'è Rowe che dice: "Non vedo l'ora di vedere Rares e Click a picchiarsi da soli grazie alle spell di Renata". In effetti lo fanno già nella vita reale, senza le spell di Renata. Non ti picchiare. No, ti faccio un video. Noi non lo sappiamo, ma se lui girasse leggermente la telecamera, ci sarebbero praticamente Rares e Click che si stanno picchiando dalla mattina alla sera. Anche in realtà basta che apro la porta, penso si veda, sono esattamente lì. C'è quindi così tanto amore tra questi due player. Sì, ma ci picchiamo tutti. Cioè è il nostro modo per fare amicizia, funziona per così. Fare gruppo. Eh sì, è un po'... No, Machco, il brand, funziona così. Però poi in fondo ci vogliamo bene. Bene, l'importante è questo. Non è male. Senti, che questo PG Nationals in generale come lo stai vedendo, questo PG Nationals, questo split? Si era parlato all'inizio, cioè rispetto a quello che... le aspettative che potevamo avere all'inizio, tu sei venuto ospite da me, ne abbiamo parlato sul canale.
comunque uno split equilibrato, che effettivamente sembra essere così, tranne per una squadra. Per il resto, come gli sta sembrando? Che cosa ne pensi? Oggi non fai, aia, quale squadra? No, mi sta piacendo assai, devo dire, nel senso che effettivamente sta rispettando le mie aspettative. Vedo tantissimi team che stanno crescendo. Vedo nomi nuovi che stanno funzionando bene. Abbiamo appunto parlato dell'Esports Empire. Sono piacevolmente sorpreso dai giocatori, soprattutto alla bot. E sono contento anche che comunque si stia vedendo un gioco diverso tra i vari team. Non è plain, ma si può vedere come appunto gli Atleta con Hans siano differenti magari da un team come gli Outplayed. Sono tutti quanti team che stanno trovando una loro identità. Ci sono diversi staffer che mi piacciono, altri di meno, però non si fanno nomi qui. Fermo su Twitter al massimo. Al massimo faccio un tweet longer dopo. E l'unica cosa appunto un po' triste, sì, forse sono i Samsung, che mi dispiace. E vi dirò, non tanto per un discorso di risultato, ma mi dispiace un po' la comunicazione. Nel senso, personalmente parlo a nome mio. No, non tanto, neanche il discorso di Rox, perché là posso capire che sia difficile da trattare, se non voglio entrare nel merito, perché sono discorsi interni. Mi dispiace un pochino il troppo meme, forse, sull'andamento. Cioè, nel momento in cui si va 0-8, continuare a fare il meme, facciamo il perfect split, non lo so. I feel like può danneggiare alcuni player, nel senso, quello non è forse bello, è un po' troppo che lascerei ai player, nel senso, se lo fa counter, esatto, ci sta. Perché comunque, esatto, la sua community hanno tutto quello che, tutto il trascorso che c'è, e magari ci può stare. Se lo fa direttamente la società, cioè, io gli Astralis ad esempio non li vedo in questo momento fare meme o raccontare il proprio 0-9 per ora, in modo, perché per tra poco si dovranno aggrappare a quello, però ma perché vuoi dare un'idea, nel senso di provarci, no? Cioè, sei in una competizione, esatto, non è importante che stai 0-7, 0-6, o l'ultimo fumetto è 0-6, quindi 0-6 nell'ultimo fumetto, non è importante. Cioè, tu vuoi dare l'idea, non voglio fare lo split perfetto, andare 0-14, io voglio arrivare qua e spaccare tutti. Cioè, quello è il senso della competizione, hai preso dei player per questo, è quello che si meritano. Quindi mi dispiace, perché se io fossi un player e vedessi quel tipo di comunicazione dalla mia organizzazione, sentirei come se non avessero fiducia a me. Cioè, è sembrato quasi come quando l'anno scorso i CLG fecero quel video, quella cosa oscena in cui pubblicamente dicevano, sì, esatto, dicevano ai propri giocatori che facevano uno schifo e che li avrebbero cambiati da un momento all'altro. Esatto, più o meno è quello il feeling che ho avuto. Poi appunto, il mio feeling personale a livello proprio di sensazione, però quella è l'unica cosa che mi dispiace di questo split un pochino. Non per risultato, perché può capitare. Cioè, nel senso, può capitare per formare male, può capitare che ci sono delle settimane, no, quello fa parte del gioco. Cioè, poco... cioè, lo 0-14 non è che necessariamente è un qualcosa che arriva perché sei per forza più scarso in ogni, esatto, aspetto. E cioè, può capitare, se tu sei anche sfortunato, magari in ogni partita non riesci a chiuderla, non riesci a sfruttare quei pochi vantaggi che ottieni, magari le partite sono tutte close, però poi le perdi tutte. No, più che altro, cioè, non scherziamoci, hanno comunque preso dei giocatori giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e di far vedere quello di cui sono capaci. Esatto. Se tu ci memi sopra e vai a dire, ah sì, perdiamo tutte le partite, tanto facciamo schifo, giustamente queste persone si trovano anche un pochino in difficoltà. Vedi, tra l'altro, si è visto anche un pochino nelle prestazioni, secondo me, di Sadats di questa settimana, che è sicuramente molto meno in forma delle settimane di prima. Per carità, stanno sempre perdendo, stanno sempre andando male, ma sembra sia cambiato qualcosa anche nelle loro teste, ovviamente. A livello mentale, sì, sì, questo sicuramente. Corax, invece, approfittando di quello che ha scritto Rowe in chat, Rowe, che... che sottolineo, è quello che ti vengo a chiedere, perché i Cyberground comunque, no, non per fare i conti in tasca ai Cyberground, ci mancherebbe, ma te lo chiedo per la tua esperienza da persona esterna, non coach proprio, ma persona leggermente esterna alla squadra in sé. Quando si cambiano, perché loro hanno deciso di fare un cambio più ampio, cioè hanno messo dentro Kema, giocatore che tu tra l'altro conosci, e Lotus l'hanno spostato support. In questo caso, secondo te, cos'è che ha avuto più impatto? Cioè, mettere Lotus support o mettere Kema jungler? Allora, devo dire che è un po' difficile rispondere a questa domanda, nel senso che hanno funzionato tutte e due bene. Mi aspettavo per assurdo di meno da Lotus support che da Kema jungle.
E invece sono andati bene. Direi che sicuramente l'effetto sorpresa ha avuto effetto, perché comunque Kema è un giocatore che è molto bravo a trovare posizioni inaspettate per inserirsi con i suoi pick, l'ha sempre fatto. Ed è una cosa che i team hanno pagato sicuramente, il non conoscere il suo stile di gioco. Ha preso due MVP, quindi niente da dire, sicuramente è stato un punto fondamentale della ripresa di CGG. Non so cosa dire sul perché è successo, perché non ho info a riguardo. Adesso la mia domanda è quello che succederà questa settimana, perché la cosa ha funzionato meglio del previsto, secondo me. Quindi adesso che succede? Adesso se lo aspettano un po' tutti, cioè nel senso adesso uno si va a lei, si veniva a guardare ancora meglio e si capisce un po' di più come funziona, anche perché tra certamente fai... però se però... il team funziona, cioè nel senso mi spiace per Blue. Ora non so qual è stato il motivo per cui Blue diciamo si è dovuto allontanare per questa settimana, onestamente non lo so. Ma in realtà hanno scritto ragioni tecniche, quindi sì, appunto, però ragioni tecniche e tattiche ci sono entrambi, sì. Quindi è un po' molto generale come cosa. Però, non lo so, diciamo che la palla è a Lisca adesso. Ora lui c'ha più informazioni di noi sicuramente, quindi ci mancherebbe. Vediamo cosa fa. Lotus no. Resta support per Rowy, ammesso che trovi non support, tra l'altro. Secondo me sarà, in realtà al momento tu sei sull'onda dell'entusiasmo, hai messo Kema in giungla, hai messo Lotus support, sta funzionando, quindi finché non perdi non ne parli. Finché la barca va, lascia andare. Diciamo che ci sono le scrim alle spalle. Esatto. Quindi esatto. Quello è tutto quello che noi non vediamo. Magari le scrim stanno andando molto bene con Kema. In quel caso sta barca lascia andare, se Lotus vuole giocare support. Perché poi... questo è un altro punto di vista da vedere, giustamente. Perché Lotus non immagino come si senta. Diciamo che l'ultima volta che ho visto un jungler swappare in support non è andata molto male. Ma perché? Perché dici per vedere il ruolo o perché. No, sto parlando di click. Ah, ok, sì. Madonna mia, non avevo capito, scusa. Giustamente. Va bene. No. Senti, se volete pensate a delle ultime domande. Io l'ultima domanda che vorrei fare a Korax è ovviamente relativo all'ambito europeo. E come siamo combinati? Non so se stai guardando anche le altre, cioè penso di sicuramente stai guardando anche qualcosa delle altre RL, la situazione. Come la vedi il prossimo EU Masters? Allora, il prossimo Masters dove noi non ci saremo, purtroppo. Certo, ovviamente. No, voi non ci sarete, ovviamente. Purtroppo esatto, sarete fuori. Dove lo guarderemo da spettatori. Mm-hmm. Esatto. Il prossimo Master non sarà un Master facile. Questo non c'è ombra di dubbio, perché ci sono Spagna e Francia, sono veramente, ma veramente forti. Pare che sia uscito proprio l'altro giorno da Megalodontus, non mi ricordo chi è che l'ha postato, quanti giocatori former LEC LCS ci sono attualmente. Ulu, ok. Che in Francia erano tipo 20, qualcosa del genere. Anche meno, non ce n'è bisogno. Quindi non sarà sicuramente facile questo Master, assolutamente. Bisognerà flipparlo molto bene. Però è interessante, cioè potersi confrontare con questo livello e vedere questo livello sta rendendo le leghe completamente diverse. Spero anche negli occhi di Riot, perché Riot inizialmente aveva creato le RL per essere le migliori academy al mondo, in un certo senso, il miglior ambiente academy al mondo, e sta funzionando. Cioè non si può dire nulla, tantissimi giocatori RL sono stati promossi all'EC con ottimi risultati, vedere Mad Lions, e continua a succedere, continua a esserci questo interscambio. Vedere un giocatore come Reckless che si deve reinventare e ripartire dagli RL è un buon segno per me, paradossalmente, perché significa che c'è un livello tale da poterlo permettere. Quindi penso sia molto buono anche per l'Italia. A livello di performance si vedrà. Non tanto perché i nostri giocatori siano inferiori, ora come ora, perché penso che abbiamo veramente buoni giocatori anche in Italia, in diverse squadre. Penso che sia un discorso un po' di infrastruttura e competizione. Cioè ad oggi non ci sono ancora abbastanza team forti
da permettere una competizione a tale livello che arrivati poi nei Master ci si possa combattere ad armi pari. Perché immagino che giocare uno split intero in LFL, se poi si va a giocare in Neo Master sei una bestia, dopo PG incontri un team LFL e fai ok, questi sono davvero forti. Scusami, ti volevo chiedere, team o org forti? Team e org forti, okay. Perché comunque si parla di player, ma chiaramente vadano di pari passo, cioè, assolutamente senso. Un'organizzazione è la base, e esatto. Se non c'è un'organizzazione buona alle spalle dei player, i player non crescono, e questo si è visto anche diverse volte. Abbiamo visto player fenomenali che non sono sbocciati fino a un certo punto perché l'org alle spalle non li valorizzava. I player comunque devono essere accuditi, perché non ci scordiamo che comunque molti di loro sono ancora ragazzini. Sono bravi a giocare a League, ma sbagliano su tantissime cose. Qua stesso in Gaming House ci siamo adattati, nel senso, il primo split in Gaming House non sapevamo bene come fare, perché era un qualcosa di nuovo. E poi man mano si impara, perché hanno delle necessità particolari, anche banalmente la schedule. Molti di loro, se tu li lasci qua, io alle 5 di mattina li ritrovo qua. Cioè, tu li devi mandare a dormire. Tu non sai quanto ti capisco. Capito? Quindi a un certo punto dici, no, mo andate via. Come si chiama? Qualcosa per togliere lo stucco, praticamente. Devi stuccare da lì. Come le rane dall'asfalto, no? Con la spatolina. Esatto, è la stessa cosa. E ci sta, nel senso, come hai detto tu, le organizzazioni stanno crescendo. Serve che crescano di più. E serve che crescano tutte. Perché se si riesce ad alzare il livello medio, a quel punto se ne riparla. Però, chiaramente, è un discorso dei player, è un discorso degli staffer, è un discorso delle organizzazioni e anche del tournament organizer. C'è qualcosa che deve camminare di pari passo e ci si deve aiutare un po' tutti l'un l'altro, perché sì, ok, in campo sei competitor, ma tanto se vinci la Coppa del Nonno non serve a niente. Quindi esatto. L'importante è crescere. Io un'altra domanda, Andrea, ce l'ho io. Vai, perfetto. Io prendo questa parola e me le tatuo molto felicemente, perché finalmente. Oltre a voi, chi ci va le U-Master, Corax? No, loro hanno detto di no, e tra l'altro c'è allora ci vanno, però dico oltre a loro, lo so che ci vanno. Artan ha detto ci saranno Tabba e Shredder contro i Garmin Corp, quindi ci vanno i GG. Ma i Garmin Corp non ci vanno, al momento, vabbè. Garmin Corp non la vedo bellissima. Lo fate rispondere, per l'amor di Dio! Allora, i Samsung, no. Fino a lì! Sì. No, i Samsung al posto nostro, dicevo. Ah, altro okay. Ok. L'altro team. Ok, l'altro team, io direi, ora come ora, secondo me i migliori candidati restano Outplay di Atleta, come altro team. Dipende un pochino cosa succederà nei playoff. Altri due team hanno il potenziale che possono essere, secondo me. In realtà è anche complicato, perché questo è nello stato attuale, ma abbiamo visto che i GGE, se l'hanno nati in un certo modo, sanno giocare bene. Stesso discorso per il roster degli Axolot, hanno dei giocatori storici, al momento non stanno performando benissimo rispetto a quello che è il roster, sicuramente, però è un roster che sulla carta potrei potenzialmente vedere da top 2. Eppure Cyberground, mo questa cosa di Kema mi destabilizza un po', non so bene come vederla sulla long run, però sono tutti roster che funzionano bene. Cosa ti convince? L'unico che non vedo forse è... Dimmi. No, se vuoi finire finisci, Corax. No, dicevo semplicemente, non so eSports Empire, ma per un discorso di esperienza forse. Ok. È un qualcosa che potrei vedere con gli stessi giocatori forse più in Summer. Ok. Mm-hmm. Però non dico che i giocatori non siano validi per farlo. Cioè, anche quello è un roster che, allenato bene, fatto crescere, ci sta. Non direi, oh mio Dio, sono arrivati in un master. Ci sta. Cosa ti preoccupa e non ti preoccupa sia di Atleta che degli OP? Visto che hai detto che loro due sono le squadre che potrebbero affiancare la tua squadra. Cosa mi preoccupa, cosa non mi preoccupa? Allora, cosa mi preoccupa degli OP? Come posso dire, la coesione della squadra, nel senso, è un team che vedo funzionare da tutti e cinque player, volendo. Conosco molti di questi player ed è un team che, nonostante io non veda la superstar, lo star player, è un team che vedo che nel momento in cui è rodato insieme e giocano tutti insieme, possono veramente essere una macchina che fa pochi errori e quindi vincere asfissiando gli avversari. E hanno un buonissimo staff,
con Foma, Evan, comunque persone che ormai sono nel campo da tantissimo e che apprezzo molto, quindi sono sicuro che cresceranno bene. E quanto riguarda Atleta, in quel caso quello che è il punto di forza secondo me è un po' il contrario, nel senso avere dei giocatori che individualmente sono molto forti e in qualsiasi momento si possono attivare e carriarti la partita. A livello di debolezze invece, per gli Atleta secondo me potrebbe essere un pochino il fatto che qualcuno si senta lasciato indietro e smetta di performare al 100% a livello proprio di carattere. Sì. E per quanto riguarda gli OP, un pochino la prevedibilità di alcuni pick e di alcuni draft, non tanto per il coaching staff, ma perché alcuni giocatori hanno uno stile molto più predominante in un modo allora, più semplice. A proposito di questa prevedibilità, sappi che io sto cercando di vincere quella maledetta maglietta da un sacco di tempo, quindi ti prego, la prossima volta quando ti chiedono di indovinare la draft, messaggio, la vinciamo due volte, una te la mando, tranquillo. Ma poi ti regalo quella di Atleta se vuoi, non ti preoccupare, insomma. Vischio, io la sto aspettando, io sono qua. Tra parentesi, ti è arrivata la maglietta di Raccoon, già, vero? Non mi ricordo. Di Raccoon, sì, certo. Okay. Di due talpe ci abbiamo oggi, va bene. Guarda. Due talpe. Guarda, io la maglietta di Mascola voglio un sacco di tempo, quindi... Vabbè. Non posso dire altrimenti, perché mi stanno ascoltando, mi sentono e mi minacciano. Scambio di maglie c'è sempre stato da tutte le squadre. Sì, infatti. Non è niente di strano, quindi... Mi manda quella di Rowe autografata, tra l'altro. Ah, degli outplayed, è vero, grazie Rowe. Sì, ti prego. Io sudato. Guarda, guarda. Posto pagare. Eccola là, guarda che belli che sono. Quella di Raccoon ce l'ho anche. Ma pure Deogemon, pure... Guarda quanto è ricco Deogemon, che si fa fare t-shirt pure bonificato. Ma che bello. No, possiamo mettere a Korax, ma magari. Portatemi la maglietta, sarei super felice. C'ho pure quella degli outplayed. Allora, quella degli outplayed a me piace tantissimo, perché quei caratteri piacciono da morire. La maglietta a Korax o gliela portiamo... Però se gliela portiamo poi dovremmo spedirla anche a Cristo, Rares, tutti quanti, insomma, perché, Poi si offendono, sì. Poi si offendono, oppure... Beh, faccio un po' di nonnismo io, non c'è problema. Perfetto. Okay. Quella di Raccoon ce l'ho anch'io, perché l'ho presa a Roma, quando c'era lo stand a Cinecittà. Alla fine abbiamo fatto... Sì, cocciamo lo volete vedere un reperto storico? Faccelo vedere, diciamo, escilo. E la Madonna. Questa non so quanti se la ricordano. Non lo so quanti se la ricordano questa. E questo è il problema. Madonna. Questo sì che è un reperto storico. Vabbè, i test. I test, ok. Madonna. Minchia. I test. E visto che siamo in termini di ricordi, adesso io vi ricorderò, anzi vi narrerò della prima volta che ho conosciuto questo ragazzo qui, che lui probabilmente non se lo ricorda. Io ho iniziato Korax a giocare o Deogemon? Korax. Io avevo iniziato a giocare a League of Legends forse da qualche mese, e c'era un evento a Roma dove c'era Kyrenis sicuramente e... Oddio, eravamo con Lauren? Era quell'evento, esatto, con Lauren. E io mi ricordo che c'era questo ragazzo che non stava in Raccoon, almeno io non sapevo dove. Non stavo ancora in Raccoon, sarei entrato il mese dopo. Esatto, io non sapevo soltanto che l'unica cosa che mi disse fu ma dovresti giocare a Rayleon Sol, perché è veramente un bel ancora non è basta. Vero, ancora non lo giocavo, allora non è vero, però mi ricordo proprio che fa che Rayleon Sol è un bel campione. Mi piaceva ma ancora non lo giocavo. Questo bellissimo, fantastico. Quindi Korax zoofilo. No, ma perché doveva dire queste cose? Io chiedo. Come? E dovete vedere le magliette dei GG ora. Bene, adesso io voglio mettere su un bello scambio di maglie. Quando avrò la mia di Atleta Esport, che ricordiamo a tutti quanti, non ho. Noi della famiglia dei team. I gagliardetti. Sì, e ci scambiamo tutti quanti una maglia. Beh, tu non sai che io vado matto per però queste forse cose, ci potrebbe essere qualche squadra a cui non piace questa cosa. No, guarda, Rovi ha detto che c'è. Ah, no, non devo fare nomi, scusa. No, non ci sono. Non ci sono squadre che. Per me è una cosa bellissima invitare gente di altre squadre a fare amicizie. Vedi? Che bello. Si crea un po' di comunione, giustamente. Era ora. Sì, invece di farci concorrenza, quello è il mio competitor. Ma fangula mount. Vieni qua. Vieni qua, facciamo le live insieme, facciamo amicizie. Ho così sentito così la Puglia qua. Sì, l'hai sentita. Ti bastava... Tra l'altro voglio dire, Revil è già l'occasione di andare
in, lui mi capisce. di andare a vedere le dal vivo i Machko, e invece se ne va a Roma, cioè, capito? Sì, infatti. E c'è da Roma, Machko, sono andato Machko, qua, fatto Machko non mi pagano per andare a Roma, sì, è diverso. Tra l'altro Neville è già venuto qua e Atleta Esport Academy fa 0-2 e Atleta Esport ora fa 1-1. Non mettiamo i puntini su Aisi, è un rischio, mi così. Lasci dire. Tre sconfitte su 4, però vabbè. Mi devo accollare queste definizioni. Mm-hmm. Mi sembra giusto. Un po' Neville è distrutto solo secondo da rischio, sì, però. Sì, sì, sì. Allora, a presto. Si parla di maglie. Qua in chat sono tutti scatenati. Io ho la storica maglia dei P11. Se volete, nessuno accetta il merch. C'è Livit che accetta il merch di tutti i team. Anch'io. Per favore, fate sì che la mia posizione in qualche modo sia utile ad avere del merchandising. Che sono drogato di queste cose. Potete anche farvi le magliette da voi. Cioè, nel senso, come quando io mi feci questa. Molto tranquillamente. Alzala un po'. Più alta, Diogemo, che non si vede. Ah, con Jizuke che scrive. Dice no. Ma che bello. Questa è il genio. Che cos'è il genio? Un eroe. Un eroe, davvero. Jizuke possiamo dirlo a nostro fratello. Certo. Ma magari. Prossimo mid lane. Dicevo. Sì, va bene. Sì, certo. Ma povero Xonix prima di tutto. No, infatti sto scherzando, scusate. Poverino, non sono gratis, sono no, becca. Infatti Jizuke viene a giocare, viene qui con noi a giocare alla Staff Rumble. Almeno lui lo mettono in... proprio di Staff Rumble, uno shoutout a PG, che vogliamo fare? A parte che la possiamo organizzare anche noi come abbiamo fatto già con il Proving Grounds, ma io non la voglio più fare perché l'ultima volta che l'ho fatta, oltre a ricevere le botte dai Black Panther Galaxy, tra l'altro ho giocato top, fillato, contro un Diamond top laner, ho preso un sacco di botte e poi non ho avuto neanche riconoscimento perché su fandom Liquividia non c'è il mio nome. E questa cosa ci sono andato in puzza. Neanche il mio cliccabile ci sta. No, cliccabile. No. Allora hanno messo top presidente, giungla grafico, mid laner Dragoist, bot regista, support presidente di nuovo. Vabbè, è flammato. Però le voglio fare anch'io queste cose. Non è giusto che nessuno mi considera mai. Ma perché tu non ti affigli a nessuno, Diogemo? Non è che non puoi affiliarti a nessuno. Perché io sono uno spirito libero. Lui è libero. Bene. Lui ci casta. Va bene, ok. La organizziamo, mettiamola su. Tanto adesso io sono pronto. Sono ancora campione in carica di quella del PG. Quindi, let's go. Ecco, niente. Devono vincere pure la Social Rumble. Questa. Mamma mia, vediamogli tutto. Dai, social Rumble la lascio a Dodo. Quindi, Corax, con la tanta voce, fai uno shout out a PG su questa cosa. Avanti, vai. Avanti, dai, lo faccio voce, io. Ma gli mando un messaggio adesso a Marco Soranno. Cioè, nel senso, c'è bisogno di questa cosa. Fate giocare anche noi un pochino. Aspetta. Allora. Ci pensa il caster qua. Sta facendo il sì, gem. Sì. Aspetta. Sta facendo il tweet, ecco. Lo sapevo. Ciao Marco. Allora, siamo in diretta su Studio League. Quindi occhio alla tua eventuale risposta. Però se ce la fai avere entro 45 minuti la vediamo pure in diretta. Sarebbe carino. Ci stiamo chiedendo, qui c'è anche Corax, ad esempio, giusto per fare dei nomi, ragazzi di Atleta, ci stiamo chiedendo quando sarà la Staff Rumble, perché la Social Rumble sì, va bene, ma fino a un certo punto. Qua vogliono giocare, vogliono picchiarsi sul serio gli staffer, quindi la Staff Rumble, quando si fa? Grazie Marco, ti voglio bene. Adesso io voglio la risposta in live senza che l'ascolti prima, però. Quindi tipo... che non ci meritiamo, Deogemo. Sì, è vero, il nostro fratello Deogemo. Tanto la gestiamo noi, io la posso castare sul serio volendo. Va bene. Vai, la faccio sul mio canale. Noi la possiamo fare da... Noi facciamo da broadcasting pure. Tutto qua. Basta che me ne fate fare una da mid. Io chiedo solamente questo. Con Aerion Sol? Con quello che vi pare. Quello perché... devi chiedere al tuo team se ti fanno giocare mid, poi... È una maledizione, ogni volta finisco giungla. Non si può fare sta roba. Va bene, dai, direi che possiamo liberare il nostro ospite di oggi. Sì. Come una farfalla. Esatto. Attenzione! Kogumao Confirmed? Kogumao Confirmed? Quello... Okay. No, mi sta dando del curvi. Addirittura, no. Allora, dai, possiamo liberare il nostro carissimo Corax, Andrea Planamente, ripeto, eSports Director per i Machko. Andrea, grazie per essere stato qui con noi. Grazie mille. In bocca al lupo per la prossima settimana, ovviamente. Grazie mille. Sì, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Ciao.